Buonasera, bentornati alla nuova puntata di Municipio X. Ci vediamo come sempre il martedì e giovedì alle 19:30 sul nostro canale. Prima di conoscere l'ospite della nostra puntata, guardiamo insieme il sommario. Dalla grafica vediamo i temi di oggi. Con Fabio Gallesi, assessore del Municipio 8, ci occuperemo di case popolari, rigenerazione delle periferie e del futuro appunto del Municipio 8. Abbiamo poi le nostre voci del web alle quali l'assessore in questo caso dovrà rispondere. Gli do il benvenuto. Grazie per Buonasera a essere con tutti, noi, grazie a voi per buonasera. l'invito. Allora, lei come sa, appunto, ormai siamo abituati al nostro quiz presidenziale, non cambiamo il nome perché è la sostanza che conta. In questo senso, le mando anche la grafica, così vediamo la domanda che le sottoponiamo per mettere alla prova prima di iniziare a parlare. La domanda del nostro quiz di oggi è: quale di questi ospedali farà parte del nuovo distretto Mind Milano Innovation District? A. Galeazzi, B. San Raffaele, C. Umanitas. Ah, Galeazzi. Vediamo se è la risposta è esatta. Direi di sì, si è guadagnato il premio, per cui può iniziare a parlare, però direi per chi si fosse reso conto di non essere ancora preparato sul tema, i ragazzi della nostra redazione hanno scritto un articolo intensivo di slow journalism, quindi sulla nostra pagina puoi trovarlo con numerosi approfondimenti e curiosità appunto sul progetto in sé. Però adesso do la parola al nostro assessore Galesi, parliamo di case popolari. Case popolari, che è un tema molto caldo e molto importante per la città di Milano. Faccio un po' di storia, partiamo dalla vecchia gestione, quindi da prima del 2015 l'eredità delle case popolari con la gestione Aller. Aller è l'azienda regionale lombarda che gestiva prima del 2015 sia le case popolari di proprietà del Comune di Milano, sia le case di loro proprietà di Regione Lombardia. Nel 2015 c'è stata questa svolta per volontà da parte dell'amministrazione comunale di togliere la gestione in capo ad Aller sulle case popolari del Comune di Milano e passarla a metropolitana milanese. Da qui le case popolari hanno iniziato a fare un cambiamento radicale sul territorio. Noi siamo partiti nel 2015 con l'eredità di Aller sulla gestione delle case popolari con quasi 3.500 alloggi di proprietà del Comune di Milano occupati abusivamente. Ad oggi i dati che ci risultano sono 600 alloggi, quindi il lavoro soprattutto sul tema delle occupazioni, che è stato un tema caldo negli anni passati, è riuscita ad affrontarla sia recuperando gli alloggi occupati negli anni precedenti, sia evitare le nuove occupazioni. Tanto è vero che su tutta la città di Milano e quindi anche il dato del Municipio 8, la percentuale di nuova occupazione è pari allo 0%. Quindi io credo che il cambio di svolta della gestione delle case popolari in tema delle occupazioni abusive, che poi è tutto un tema legato alla sicurezza dei quartieri, alla vivibilità all'interno dei condomini, sia un risultato non scontato, prima di tutto, ma anche un risultato ottimo per le nostre periferie, considerato che nel Municipio 8 abbiamo più o meno 7.000 appartamenti pubblici di proprietà del Comune di Milano, che è la zona con più alloggi popolari di proprietà del Comune di Milano, quindi è una grossa fetta che il Comune gestisce dell'edilizia residenziale pubblica. Il vero tema adesso è tutta la parte quella sulla manutenzione, dove MM proprio qualche mese fa ha annunciato che ha aderito all'ecobonus 110%, che sono i fondi che ha messo a disposizione il governo nazionale per le ristrutturazioni energetiche degli stabili. Oltre agli stabili privati, grazie ad alcune correzioni che sono state fatte alla modifica di legge, rientrano anche i condomini popolari e quindi MM ha già annunciato che farà la cessione del proprio credito dell'imposta di 110 milioni su tutta Milano. 110 milioni, dove il quale tante case, tanti alloggi e stabili popolari verranno riqualificati, riqualificati in tema energetico, e quindi parliamo della capottatura dei palazzi con le facciate nuove e i tetti, che quello è un altro tema. Sul Municipio 8, ad esempio, sono quasi 750 unità abitative che verranno coinvolte su questo intervento in due quartieri, uno è il quartiere di Quarto Giaro, l'altro è il quartiere di Villa Pizzone. Anche qui, ad esempio, su tutta via Console Marcello, via Pizzigoni, via Cogne, via Vittane, queste vie saranno interessate da questi cantieri che entro il 2003 dovranno
concludersi e verranno rifatti totalmente le facciate, quindi cambierà anche la propria composizione, la propria... Entro il 2023 è assolutamente, come negli stabili privati, MM è già nella fase quella della preselezione per poi uscire con una gara d'appalto per l'affidamento per poter partire con i cantieri entro la fine dell'anno. Questi 110 milioni di euro sono stati suddivisi in 5 lotti su tutta la città. Lotto più grosso, ovviamente, per il numero di appartamenti e di residenti di case popolari, sarà sul Municipio 8. Quindi questo è un altro grande intervento che andrà a riqualificare la qualità e la vita dei quartieri e dei cittadini. Sì. A questo si assegue il piano triennale delle opere pubbliche, il quale come Municipio 8 abbiamo votato nel mese di dicembre, e verranno utilizzati anche le risorse sempre messe dal governo nazionale grazie all'Europa del Recovery Fund, e quindi arriveranno anche lì una serie di soldi, dove il comune sta presentando una serie di progettazioni sulla ristrutturazione degli edifici popolari. Insomma, questi sono degli interventi assolutamente migliorativi per tutta la città. Anzi, anche il rapporto tra cittadino e città in questo modo sicuramente cambia e migliora. Assolutamente, questo è un tipo di intervento con la riqualificazione, la rigenerazione energetica e urbana dei quartieri popolari, delle case popolari, fa sì che riescano a connettersi all'interno dei quartieri. Infatti, quindi togliere il degrado e il problema. Noi abbiamo segnato prima rigenerazione periferie come secondo macro tema, in merito direi che si collegano appunto. Assolutamente, quindi c'è la parte, quella dell'edilizia pubblica, che è tutta la parte manutentiva, il decoro e la vivibilità di questi stabili, e poi c'è tutto il lato sociale all'interno dei quartieri. Ad esempio, in questi anni sulla rigenerazione urbana delle periferie, io credo che negli ultimi 10 anni come amministrazione abbiamo lavorato molto bene, abbiamo lanciato anche un ottimo segnale di come rigenerare e come far rigenerare le periferie. Uno di questi nel Municipio 8 era il quartiere di Quarto Giaro, che negli ultimi anni è totalmente cambiato, cioè negli ultimi 5 anni non è più dentro nelle classifiche da parte della questura sui quartieri più insicuri di Milano, e quindi è stato fatto un lavoro, oltre di manutenzione, di abbellimento del quartiere, di servizi, è stato fatto anche un lavoro di presidio sociale, un lavoro di aiuto alle famiglie in difficoltà e ai ragazzi in difficoltà, e il lavoro sul tema della sicurezza. Tutti questi tre elementi, quindi la manutenzione delle strade, delle case, i servizi, l'opportunità da dare ai giovani e alle persone del quartiere, e anche la sicurezza, quindi la collaborazione con i commissariati di polizia, dei carabinieri, i vigili, ha fatto sì che Quarto Giaro ha avuto una trasformazione in questi anni di una rigenerazione urbana delle periferie. Quindi noi siamo fieri perché siamo riusciti a cambiare un quartiere che purtroppo ancora oggi ha la nomea degli anni passati, della sua storia, ma ad oggi Quarto Giaro, chiunque viene a Quarto Giaro e che arriva dalle altre parti della città d'Italia, dice: ma andiamo a Quarto Giaro. In verità magari ci troviamo nel cuore di Quarto Giaro e non se ne accorgono. Sì, è un po' l'idea che è rimasta, però appunto bisogna vivere un quartiere anche per capire i cambiamenti che sono susseguiti, no? Assolutamente, noi abbiamo fatto anche un lavoro proprio territoriale e sociale con le realtà delle associazioni di volontariato, i comitati inquilini delle case popolari e con le parrocchie e le scuole. Questi 4 elementi hanno fatto sì che anche i cittadini prendessero conoscenza, no? Del posto in cui abitano, e si sono rimboccati le maniche e è stato avviato questo rapporto con l'amministrazione, e siamo riusciti a trasformare un quartiere che è verde, è bello, è sicuro, è pulito, è sicuramente migliorato esteticamente. Sono stati fatti anche una serie di progetti di riqualificazione di aree abbandonate da troppi anni. Magari questo ci dimostra che comunque riqualificare un territorio vuol dire riqualificarlo sotto vari punti di vista, cioè il parlare di elementi indica proprio questo, cioè che non si può lasciare assolutamente concentrarsi maggiormente sull'aspetto urbano, ma appunto dimenticare il sociale. Che assolutamente, il sociale è poi l'aspetto quello più critico, e quindi devi dare delle risposte alle famiglie che sono in difficoltà, ai ragazzi devi dare un'alternativa alla strada. È molto difficile, anche se sono abbastanza giovane, rapportarsi con i giovani, quindi bisogna trovare degli elementi da chi è anche direttamente sul territorio, ma vuole mettersi in gioco, vuole dare una mano per portare dei progetti. Abbiamo fatto l'educativa di strada,
nei quartieri di Quarto Giaro, Villa Pizzone e San Leonardo. L'educativa di stadio credo che sia un progetto bellissimo, perché hai degli educatori dove cercano di coinvolgere questi ragazzi, toglierli dalla strada, farli fare delle attività, farli sviluppare anche dei loro sogni, come quello magari di avere una sala prove per cantare. Abbiamo realizzato presso il CAM di Via Lessona, il CAM Lo Popolo, una sala di registrazione, quindi abbiamo un punto dove chi vuole andare a suonare e cantare ha il suo posto. Abbiamo messo a disposizione dei muri per i murales. Alternative che rendono poi concreto un sogno, cioè far capire che si può realizzare. Assolutamente. Ovviamente tutti questi temi che abbiamo citato sono dei temi il quale abbiamo lavorato da 8 anni, quindi non è una cosa la rigenerazione delle periferie. E io mi sento di dire che ormai, ad esempio, Quarto Giaro non è una periferia, è un quartiere di Milano, no? Ormai è diventato un po' il centro, perché chiunque arriva fuori da Milano deve passare da Quarto Giaro. Ci sono una serie di servizi, abbiamo un parco che è il parco di Villa Schleiber con la Villa del Settecento, che è diventato un po' il fulcro dell'aggregazione culturale e sociale all'interno del quartiere, ma non solo. E quindi tutti questi elementi, lavorandoci da anni e grazie soprattutto alla collaborazione con i cittadini e la realtà territoriale, perché a un certo punto hanno detto: adesso basta, siamo un bel quartiere, abbiamo delle capacità, abbiamo delle professionalità, non ci manca niente confronto a chi abita in centro, e si sono rimboccati le maniche e abbiamo una cittadinanza molto attiva. È un aspetto molto interessante, perché le città crescono come crescono le persone. Non bisogna dimenticarsi che una persona, un bambino, per crescere serve del tempo, non si chiama età evolutiva proprio in questo senso, per cui è un aspetto umano sicuramente considerevole. Adesso però farei una piccola pausa per quanto riguarda i nostri temi, perché ci mettiamo sempre in gioco, chiediamo ai nostri spettatori di capire, giocare insieme, quali sono elementi migliorativi per la città o anche elementi storici, culturali da conoscere. Ma diamo così la nostra top 5 e la nostra consueta rubrica con la quale oggi guardiamo, vi mando la grafica, i 5 modi per diventare la perfetta Greta Thunberg sul proprio posto di lavoro. Quindi restiamo in tema, sempre per migliorarsi e migliorare cosa ci circonda, ma sul posto di lavoro. Guardiamo subito la posizione numero 5, cosa abbiamo? Luce naturale, questo perché è sempre consigliabile utilizzare quanto più possibile luce naturale anziché quella artificiale. Quindi posizionatevi vicino alle finestre, migliorerà anche il vostro umore. Posizione numero 4. Raccolta differenziata, e su questo piccolo consiglio: andate a consultare il sito del vostro comune, perché ogni realtà ha delle regole diverse, soprattutto per quanto riguarda materiali come Tetra Pak, a volte plastica, insomma, per capire qual è il posto giusto per i vostri rifiuti. Saliamo alla posizione numero 3. Tazze e borracce, che sono un'ottima alternativa alle bottiglie di plastica. Ormai le borracce stanno diventando sempre più conosciute, ce ne sono di diverso tipo. Anche in questo caso però controllate il materiale, quello che si conserva meglio, e quindi non andrà a intaccare la qualità delle vostre bevande. Ma saliamo alla posizione numero 2. Questa è la famosissima schiscetta, quindi un'alternativa a prendere cibo da asporto, consumare appunto cibi preconfezionati. Si risparmia sia dal punto di vista economico che appunto anche ambientale. Ma la prima posizione la vince quello che noi abbiamo chiamato il no standby, perché ormai sempre più si utilizzano device elettronici, quindi computer, il telefono, ma soprattutto per il computer in un'azienda conviene non lasciarlo in standby, ma spegnere una volta che si è terminato di utilizzarlo. Cosa ne pensa lei, assessore? Assolutamente. Condivido pienamente. Tra l'altro, sulle borracce noi come municipio 8 le abbiamo regalate ai ragazzi delle scuole elementari, proprio per iniziare a insegnare anche a loro di non utilizzare più la plastica. Anche perché lo dicevamo, si impara sin da bambini a capire quelli che sono i cambiamenti necessari. Da adulto poi uno fa un po' più fatica forse a prendere il giro, mettiamola così in termini molto semplici. Però la borraccia è un'ottima alternativa, molto comoda, e può realmente fare la differenza sul consumo di plastica di ogni famiglia. Assolutamente. Adesso abbiamo però il tempo per parlare del nostro terzo tema, che noi abbiamo chiamato prima progetti futuri, cioè cosa ci aspetta, cosa aspetta ai cittadini del Municipio 8? Beh, sicuramente negli ultimi anni il Municipio 8, grazie ad Expo, e questo va dato atto, ha avuto una rigenerazione urbana, e da lì è iniziata un po' la spinta su una serie di investimenti, anche perché noi abbiamo alcune zone come la zona
di Via Varesina, Stazione Certosa, Tribugnano, tutta la zona intorno a Via Gallarate, al Cimitero Maggiore, che erano tutte, che sono la maggior parte, tutte aree dismesse con fabbriche abbandonate. E da lì è iniziata una rigenerazione proprio urbana di questi spazi. Ad esempio mi viene in mente Cascina Merlata. Cascina Merlata ha avuto uno sviluppo, una riqualificazione enorme con l'avvio di Expo su tutta quell'area lì, e ad oggi abbiamo non più zone abbandonate, inquinate, abbiamo delle abitazioni, abbiamo un grandissimo megaparco che è il parco di Cascina Merlata, con tra l'altro anche percorsi botanici, abbiamo le arnie con le api, cioè un parco veramente che non è solo un parco da utilizzare per le persone, ma anche per il ripopolamento degli animali e gli insetti, che sono molto fondamentali, quindi l'aspetto proprio naturalistico del parco. E abbiamo tutte queste aree che stanno avendo proprio una rigenerazione, da Piazzale Accursio con il consolato americano, tutto lo sviluppo delle aree e degli stabili privati. Attualmente è in corso una rigenerazione di questi spazi. C'è tutta l'area Expo, che sorgerà tutta il Mind, le università, tutti gli studi di ricerca, e quindi quello porterà veramente una grande linfa al Municipio 8, no? E tutta una serie di queste aree abbandonate, tutte private, come ad esempio che attualmente ha creato una serie di problemi, l'area di Via G.B. Grassi, l'ex Fiat, subito dopo l'ospedale Sacco. Anche lì finalmente ci è arrivato il progetto di riqualificazione, che speriamo che parta entro la fine dell'anno, e quindi andando a rigenerare tutte queste fabbriche, questi terreni inquinati, abbandonati, dove sono a rischio di rave party, occupazioni, scarico di rifiuti. Tutte queste aree stanno avendo o hanno subito una rigenerazione proprio urbana in contesto abitativo, e da lì parte anche tutta una rigenerazione del territorio adiacente. Cascina Merlata, ad esempio, ha portato tutta una serie di benefici sulla via Gallarate, sulla via Appennini, con la riqualificazione di aiuole, di piste ciclabili, di aree giochi per i bambini. Arriverà adesso, grazie a Cascina Merlata, una delle scuole più grosse a Cascina Merlata, quindi ci sarà il nido, l'asilo, la scuola elementare e la scuola media, quindi un nuovo complesso per l'istruzione all'interno del quartiere, che non sarà solo un bacino d'utenza del quartiere di Cascina Merlata, certo, ma ovviamente andrà a beneficio anche dei residenti del Gallaratese o della Certosa. Sì, e la quindi, scuola è un importante punto di ritrovo, assolutamente, sotto vari punti. Assolutamente, o come la scuola Viscontini, che abbiamo inaugurato settimana scorsa, è una delle prime scuole in legno costruite a Milano, ma anche in Lombardia, come scuola elementare, perché qualche asilo in legno nelle altre province della Lombardia sono state costruite, ma la prima scuola elementare della Lombardia è a Milano, la scuola Viscontini, tutta in legno, tutta realizzata gli arredi con materiale riciclato, e ha proprio i pannelli solari, il recupero dell'acqua calda della falda per il riscaldamento e il raffreddamento delle aule. È una delle scuole eco-green che a settembre riaprirà i battenti. Ovviamente purtroppo a volte ci sono delle burocrazie, no? La famosa burocrazia, ci sono degli intoppi su alcuni cantieri, siamo arrivati con qualche anno di ritardo, ma siamo riusciti a sbloccare il tutto. Anche questo è un punto che noi cerchiamo sempre di toccare, perché il vostro spazio in quantità di municipi per parlare direttamente ai cittadini è uno sforzo che ovviamente portate avanti in maniera continuativa, però cercare di arrivare al numero più vasto possibile di utenti per far capire che comunque le tempistiche a volte si allungano, comunque per capire anche il funzionamento dei lavori. Ma ad esempio su altre due scuole che abbiamo abbattuto, che è la scuola di Via Brocchi e Magreglio, e hanno avuto un problema sull'inquinamento del terreno che non era previsto, e questo sta allungando ancora i tempi. Queste qui erano due scuole che a settembre anche loro dovevano aprire. Purtroppo abbiamo avuto questo impedimento sulle bonifiche, su tutta una serie di criticità che purtroppo sono emerse in corso d'opera dei cantieri, che ritarderà ovviamente la costruzione di queste due scuole. Però l'importante, io dico sempre, è vero che poi è difficile dare una giustificazione ai cittadini
si dovessero nascere dei problemi, il ricorso alla gara d'appalto, l'interdizione, tutta una serie di problematiche che sono giuste da affrontare assolutamente. È più difficile magari a spiegarlo al cittadino il ritardo di un cantiere come quello di Corso Sempione, però la cosa importante è lo stanziamento dei fondi, certo. Perché una volta che i soldi sono stanziati, sono stati messi a bilancio e ci sono i progetti, vuol dire che quella cosa prima o poi si realizza, una volta che viene sbloccato. Chiarezza, consapevolezza, i lavori verranno assolutamente portati a termine. Come ad esempio il piazzale di Sant'Ore di Santa Rosa, dove è stata fatta la gara d'appalto per la riqualificazione di tutto il piazzale e a settembre partiranno i lavori, adesso stanno facendo l'aggiudicazione economica sulla gara d'appalto e in teoria, se tutto va bene e non ci dovessero esserci ricorsi da parte delle altre aziende che sono arrivate in seconda o terza posizione, partiranno i cantieri. Anche lì, quello è un quartiere su Espinasse e Barbaro Oriani, dove c'è una rigenerazione di tutte, certo, queste fabbriche abbandonate, una riconversione. Il comune ha voluto investire andando a risistemare una direi piazza. Ne riparliamo magari a settembre con la nuova stagione, perché adesso dobbiamo lasciare la voce alle nostre voci del web. Abbiamo l'associazione cittadini di Certosa Garegnano con Loredana Ponsoni. Noi mandiamo il video e poi torniamo con la risposta del nostro assessore. Buongiorno, mi chiamo Loredana Ponsoni e sono la presidente dell'Associazione Cittadini di Certosa Garegnano. Nata nel lontano 95, il nostro quartiere è un quartiere in una posizione geografica che purtroppo ha creato vari problemi e per quello la nostra associazione si è creata. In parte questi problemi li abbiamo risolti, sempre in collaborazione con le istituzioni. E per farne un esempio, abbiamo risolto la criticità del campo Rom di via Tribuniano e siamo riusciti a ottenere le barriere antirumore sopra il ponte del Ghisallo che immette l'autostrada dei laghi. Per noi queste due cose sono stati veramente due obiettivi importanti raggiunti. Altri ce ne sono ancora da raggiungere e noi chiediamo veramente alle istituzioni che anche queste ultime cose, nonostante gli anni della nostra associazione, perché 26 anni non sono pochi, sono rimaste irrisolte. E sono quattro essenzialmente le cose importanti. Primo, il sottoponte dell'autostrada del Ghisallo, proprio dove sopra ci sono le barriere antirumore, abbiamo una situazione di degrado. Di degrado perché non è in stato di abbandono, per cui per chi arriva dall'autostrada dei laghi, chiaramente non è un bel biglietto da visita vedere queste zone così degradate. Una parte è stata chiusa dal comune e negli anni ci siamo un po' attivati per ottenere questa cosa, ma i lati estremi del ponte sono veramente molto in stato di abbandono. La seconda cosa è la risoluzione del problema della cascina turchiera posta sul piazzale Cimitero Maggiore. Il Cimitero Maggiore verrà a breve, inizieranno i lavori di ristrutturazione, fortunatamente, però rimane il chiodo di questa vecchia cascina, più vecchia della Certosa di Garegnano, che è peccato vederla in stato di abbandono così. Terza cosa, attendiamo ancora la ricicleria, perché avevamo questa vecchia ricicleria, è stata chiusa per i lavori di Expo e noi ci auguriamo che venga presto riaperta. Sappiamo che il terreno va bonificato e ci auguriamo e chiediamo che sia un po' fatto un lavoro un po' veloce per poter ottenerla, anche perché il quartiere sta cambiando un po' connotazione, cioè sta passando da quartiere industriale abitativo a quasi abitativo, le vecchie aziende se ne stanno andando lasciando posto alle abitazioni, per cui una ricicleria è un servizio molto importante. Altra cosa, noi abbiamo l'ingresso del passante ferroviario stazione Certosa, solo che dalla nostra parte via Tribuniano la stazione non c'è, ci sono solamente due ingressi, due tunnel, dove non si capisce bene la maleducazione dei cittadini, è vero, c'è gente che arriva la mattina, deposita il proprio sacchetto della spazzatura vicino ai lampioni
E questa è una cosa che va risolta, compreso il controllo del territorio, che secondo noi manca, va ristrutturato. La gente si lamenta perché il territorio non è controllato. Sanzioni non ne vengono fatte a chi si comporta male, per cui questo è un appello che noi facciamo veramente ai nostri amministratori di provvedere in questo senso. Ecco, controllare di più le zone. Bentornati, abbiamo appena visto il nostro video Voci dal Web, però lasciamo direttamente la risposta al nostro assessore Fabio Galesi. Assolutamente, condivido con quanto è stato esposto insomma dal comitato, però sul quartiere Certosa, come è stato menzionato, è in corso una rigenerazione anche lì urbana di quel quartiere. Entro fine settembre partiranno i cantieri della riqualificazione del piazzale del Cimitero Maggiore e quello darà una grossa riqualificazione su tutta l'area della Certosa e da lì successivamente nei prossimi anni partirà anche la riqualificazione del viale, dei controviali di Viale Certosa con la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Ovviamente lì c'è il tema della cascina Torchiera, dove il Comune di Milano circa sei mesi fa ha pubblicato un avviso di un bando pubblico per la valorizzazione dell'immobile. Purtroppo nell'avviso della gara che è stata emessa dal Comune di Milano non ci sono state delle proposte concrete di realizzazione sia a livello progettuale sia a livello economico per la riqualificazione della cascina Torchiera. Ovviamente questa è l'intenzione del Comune di Milano, come sta facendo sui 25 immobili dismessi del Comune di Milano. L'operazione è quella della messa a bando per la ristrutturazione con l'affitto a canone calmierato e lo sviluppo di un progetto sociale o la vendita dell'immobile sostanzialmente. Purtroppo io credo che in questo periodo anche Covid, che ha frenato, c'è stata un po' di incertezza negli investimenti anche da operatori privati, questo ha frenato su Cascina Torchiera uno sviluppo, una riqualificazione della cascina. Sicuramente quello è un tema che va affrontato e sicuramente uscirà un altro bando, magari si cambieranno anche le formule del bando sull'acquisizione o la vendita della Cascina Torchiera, però la volontà dell'amministrazione è restituire e risolvere il problema di Cascina Merlata. Ci abbiamo provato, non è andata a buon fine, però la strada sicuramente è quella. L'altro tema, sempre nella zona, è la costruzione della riciclateria. Anche lì, per una serie di motivi di occupazione dell'area da parte di un pastore con le pecore, quindi può sembrare strano, però la collocazione delle 150 pecore presenti era un problema abbastanza impegnativo, perché bisogna anche trovare un posto dove collocare il bestiame. Però in queste settimane gli uffici del settore demanio, insieme a tutte le procedure che hanno dovuto fare attraverso il tribunale, sono partite, quindi una volta che sarà risolto il problema del ricollocamento del gregge e il recupero dell'area, inizieranno i lavori per accertarsi sotto quell'area lì che tipo di bonifica deve fare. Anche qui Cascina Merlata è l'operatore che andrà a riqualificare, oltre che il piazzale del Cimitero Maggiore, tutta l'area adiacente, andrà a realizzare anche la ricicleria. Accanto alla ricicleria c'è anche il progetto per la stazione degli autobus elettrici di ATM e quindi quello è anche un grande progetto. Ovviamente sono progetti che hanno un costo enorme, hanno delle problematiche anche abbastanza serie sulla presenza dell'inquinamento del terreno, ma sono dei progetti già avviati e quindi io credo che nella prossima legislatura, alla fine della prossima legislatura, quei progetti saranno realizzati. Così come il problema della stazione Certosa, un grosso operatore sta riconvertendo quelle strutture abbandonate lungo la via Varesina fino alla stazione del passante ferroviario Certosa e tutta quella zona e quella via sarà riqualificata. Quindi io credo che nei prossimi anni anche quella zona, con la riconversione delle aree abbandonate, le aree di Italmondo dove sono in fase di costruzione, gli operatori privati con lo scomputo onere riqualificheranno la zona Certosa.
ringrazio per questa risposta tutta ad un fiato, erano molti punti da toccare, però direi abbastanza esaustiva. Speriamo appunto che le nostre voci dal web, che la nostra associazione con la voce di Loredana in questo caso, possa appunto godere di questa risposta per accertamenti e precisazioni su quello che sarà il futuro di Certosa appunto in questo caso. Noi dobbiamo salutarci, ringrazio l'assessore del municipio 8 Fabio Galese. Grazie che è stato a voi con per noi. L'ospitalità. Grazie. E a voi do l'appuntamento come di consueto il martedì e il giovedì alle 19:30 sui nostri canali. Buona serata.